L'impostazione che è stato dato a quello che vuole essere un incontro non solo di, e chiedo ai relatori anche questo, di presentazione delle proprie iniziative, ma anche di proposte operative, quindi con una visione anche più ampia, ricordando che verso l'attuazione del distretto culturale del Piceno è proprio la volontà di questo territorio, grazie anche a dei supporti come il GAL, ma soprattutto all'impegno forte di amministratori e di imprese locali, proprio perché nasce dal basso, non è imposto dall'alto, di orientare tutta una serie di attività legate all'accoglienza, al turismo, allo sviluppo culturale del nostro territorio. Perché i musei? Perché noi ci sentiamo degli attori principali, ma per un motivo semplice, non per le nostre collezioni che esponiamo e che a volte si dice cristallizziamo all'interno di quattro mura, ma proprio perché le istituzioni museali sono delle realtà, grazie a delle professionalità che si spera si operino sempre più spesso all'interno, di propulsione di sviluppo sociale. La definizione internazionale dei musei è istituzione permanente senza scopo di lucro al servizio della società e del suo sviluppo. È in quest'ottica che i musei vorremmo che si muovessero. Ricordo che il 7 luglio c'è stato questo convegno internazionale Musei e Paesaggi Culturali, non in questa visione nostalgica e della memoria del patrimonio culturale, ma assolutamente nella riattualizzazione del nostro patrimonio culturale. Il nostro piccolo Piceno in questo senso si sta muovendo. Dico piccolo, però dico anche che mi è capitato proprio in occasione a Siena di parlare con quello che è stato fino all'anno scorso il vice direttore generale del patrimonio culturale dell'UNESCO, e quando gli ho detto vengo dal Piceno, io mi aspettavo di dover dire Ascoli Piceno, Urbino, Marche, e lui mi ha detto lo so benissimo dov'è. E quindi in una realtà internazionale Francesco Mandarin comunque sia conosce il Piceno. Questo ci dice che forse dobbiamo lavorare per brand, per marchi forti, marchi che vanno da un'estensione territoriale al di là dei confini amministrativi, al di là del confine stretto del comune, e questo devo ringraziare Offida e Monteverdiano che hanno sempre lavorato, Offida, Montefiore, Monterubiano e Ripatranzone, che hanno sempre lavorato in questo senso, al di là del proprio campanile, con una volontà anche di porsi in un panorama nazionale e a volte internazionale, penso anche ai prestiti internazionali che abbiamo fatto come piccoli musei, e di ampliarsi addirittura all'Abruzzo. Oggi ci saranno delle esperienze abruzzesi. Poi è chiaro, la regione valuterà, si parlava oggi di integrazione, di trasversalità, la qualità delle progettualità, ma anche la credibilità e la tenacia con la quale si va avanti, perché a volte laddove manca la risorsa finanziaria ci sono delle risorse umane estremamente tenaci e convinti della loro attività. Io adesso infatti presento due, in fondo chi è stato il promotore di questo incontro, Fabbrica Cultura, Antonella Nonnis, la mia collega con la quale da tanto tempo noi stiamo lavorando per una volontà forte di credere nel nostro territorio e nello sviluppo del nostro territorio in chiave culturale, presidente di Fabbrica Cultura, e Anna Berghella, presidente dell'associazione Fabbrica Cultura, un'omonimia non casuale, a distanza, a pochi chilometri di distanza, diciamo, perché effettivamente è la volontà di imprese, al di là della forma, Fabbrica Cultura nelle Marche è un consorzio di 21 imprese, l'altra Fabbrica Cultura abruzzese è un'associazione culturale, però le imprese, quindi il territorio, hanno intenzione e stanno lavorando in questa logica di trasversalità. Sono imprese diverse, Fabbrica Cultura sono 6 aree che vanno dai servizi allo sviluppo, agli eventi, alla formazione, e questa è importante. Noi ci stiamo ragionando da molto tempo e siamo attivi, l'ultima esperienza è proprio in Cina, Fabbrica Cultura ha portato gli spettacoli della Compagnia dei Folli in Cina, perché crediamo fortemente che dobbiamo stimolare la produzione culturale qui e esportarla fuori, e viceversa far credere molto le nostre comunità nella cultura.